nell'area archeologica alle porte di Cagliari, a Sailetta, la chiesa medievale di San Simone è in totale degrado. Un progetto di restauro è stato presentato proprio durante i festeggiamenti che si sono conclusi oggi. È una delle testimonianze sopravvissute della città medievale, ancora avvolta da mille misteri. L'isolotto di Sailetta spunta davanti alla laguna con la chiesa di San Simone del XIII secolo. Era il cuore di Santa Igia, capitale del Giudicato di Cagliari, rasa al suolo dai pisani dopo una battaglia con i genovesi. Presto si darà il via a un'operazione di restyling nel piccolo tempio che fu dei marchesi Amat di San Filippo. La facciata e gli affreschi hanno subito un lento degrado per la salsedine. I dipinti di Felice Melis Marini raffigurano nella lunetta il santo della Borgata e un paesaggio lagunare. La chiesa a pianta rettangolare è ricca di elementi gotici e romanici. Il progetto di restauro è stato presentato nella festa del villaggio medievale, che si è conclusa con la giostra di barche, una tradizione storica che lo scrittore Francesco Alciator ricorda come una grande parata. Nella prima metà dell'Ottocento, il marchese Vincenzo Amat, per la festa dei pescatori, spendeva ogni anno 15 lire. Il porto dei Fenici a Santa Gilla è sepolto in fondo al lago.